Ancora un incontro pubblico per il candidato sindaco di Carovigno per NCD e 4 liste civiche, Franco De Biasi, che a quanti nel corso di questa campagna elettorale lo accusano di essere di poche parole, ammette quanto si stia al contrario abituando a parlare in maniera aperta e diretta ai cittadini di Carovigno. Cioè, a discapito che dicono che io parlo poco, devo dire, vi devo confessare che questi 2 o 3 giorni che stiamo facendo comizi, che stiamo incontrando la gente, devo confessarvi che mi sta cominciando a piacere incontrare, parlare, sentirmi con i miei concittadini. Questo momento di incontro con tutti voi, con i cittadini, è chiaro che mi arricchiscono e mi consentono di abbracciare idealmente una città, nonostante io conosca bene, ma mi sorprende ogni giorno, giorno per giorno, gente che incontro e mi sorprende ogni giorno e ogni volta che parlo con la gente. C'è un filo conduttore che lega tutti i nostri appuntamenti per le strade di Carovigno. L'opportunità di confronto con i cittadini e la possibilità di poter illustrare i nostri progetti, le nostre idee, parlare con loro. Molti di voi sapranno già, i nostri avversari non perdono occasione per cercare lo scontro verbale, l'insulto, l'offesa. Penso che state seguendo un attimino tutti i comizi, eccetera, e penso che non è che vi stia dicendo cose nuove. Con grande rammarico però devo constatare che la politica a Carovigno è stato sempre momento di divisione e non di unione, di scontro e non di confronto. Io sono così, sono l'amico di tutti, resterò sempre il Franco che conoscete, non è che nel momento in cui andrò a fare il sindaco cambierò, assolutamente no, sarò in mezzo a voi, sarò con voi, dando voce ai vostri pensieri, ai vostri problemi. Cioè, io voglio dire, non basta urlare, non è che urlando diventi più credibile, assolutamente no. Cioè, Carovigno ha bisogno di altri, i carovignesi hanno bisogno di altro. Noi ci candidiamo a svolgere il ruolo di pacificatori di questa comunità. E dopo la risposta ad Angelo Lanzillotti, i riferimenti in via Rossini ai propri avversari in campagna elettorale sono a Carmine Brandi. D'altra parte non riesco a spiegarmi una cosa, una considerazione tutta mia. Come mai fittiani e forzisti sono divisi in Italia, sono divisi in Puglia, sono divisi dappertutto, in tutti i comuni della provincia di Brindisi, invece a Carovigno, come per miracolo, referente delle due correnti, si ritrovano a braccetto e addirittura in un unico listone a fare bella mostra. A voi sembra normale? Io mi sono fatto una domanda, però la risposta non sono riuscito ad averla. Secondo voi qual è la colla che li tiene uniti? Potrebbe essere uno dei motivi per cui uno dei candidati sindaco è così teso e nervoso durante i comizi. Sente addosso il fiato dei soldi volponi che lo aspettano al varco per inserirlo nell'elenco dei marionette che usano per i loro scopi. Carmine! Non ti arrabbiare più, stai sereno, tanto non farai il sindaco, puoi dormire sonni tranquilli. Un programma, quello del candidato sindaco, teso a suo dire la valorizzazione di tutte le risorse di Carovigno, a partire dai cittadini che da sindaco vorrà coinvolgere per il bene della città dell'Ansegna, a partire proprio dagli anziani. Noi vogliamo formare una classe dirigente nuova che sappia riportare questa città al posto che le spetta. Nelle nostre liste ci sono giovani, donne e tante competenze. Ci sono anche quelli che alcuni definiscono vecchi. Intanto io dico che essere vecchio è un valore, vuol dire essere saggio, vuol dire avere un vissuto e un'esperienza da trasferire. In politica vuol dire avere questi strumenti utili ai nostri giovani per costruire un proprio percorso di formazione politica.
Non dobbiamo pensare agli anziani, a quelli che vanno a giocare a carta al bar. Essi vanno coinvolti in un progetto di integrazione sociale. Come? Vi farò alcuni esempi. Quest'ultimi vengono impiegati per tutelare la sicurezza dei bambini quando escono dalle scuole, eccetera. Si potrebbe pensare di fare altro. Io per esempio stavo pensando, siccome il territorio di Carovigno è vasto, ci sta la collina, ci sono le marine, eccetera, avevo pensato di fare un progetto di tutela ambientale del territorio e usare questi anziani, queste persone, per evitare disagi, per evitare incendi, eccetera. Chi meglio di loro conosce il nostro territorio? Nessuno. Ecco perché sono convinto che la terza età rappresenta per noi un'enciclopedia quotidiana. Io mi metto a servizio della mia gente e della politica, e non è il contrario, come qualcuno possa pensare o possa fare o possa comportarsi. Sono sicuro che riuscirò ad accendere altri sorrisi e a fare brillare altri occhi per la speranza di un futuro migliore.